Allora, io comincio anzitutto in maniera un po' irrituale, perché tocca anche a me, sì. Beh, tocca anche a me fare un elogio a questa comunità, no? C'è così tanta gente che preferisce passare un sabato pomeriggio a venire a sentire a parlare di buone pratiche e di come prendere in mano il nostro destino sulla gestione degli scarti. Allora fate una cosa, dai, sorridete, vi prometto vi taggo tutti quanti in Facebook, così non dovete fare i gelosi. Sarà facilissimo per me fare una mia piccola carrellata, perché magnificamente introdotto con la potenza, no, immaginifica delle espressioni di Rossano. Però allora, io avevo anticipato a chi ci ha invitato che avrei fatto un appello un po' alla mozione dell'orgoglio, cosa che è già stata introdotta per il resto anche da Rossano. Faremo un po' di storia e un po' di geografia. Cominciamo con la storia, un po' di storia. Perché questo è un territorio che ha dei meriti storici sullo sviluppo delle buone pratiche di gestione degli scarti. Ha dei meriti storici perché è stato il primo territorio, il Consorzio Est Milano, la zona del Bimercatese, come dicevamo, a introdurre quello che noi da sempre, assieme all'amico Paul Connett, chiamiamo The Springboard to Zero Waste, il trampolino verso rifiuti zero, cioè il porta a porta con la separazione dell'organico. 1993, all'epoca i comuni più avanzati a livello nazionale sulla raccolta differenziata avevano un misero score del 10-12% di raccolta differenziata, che era la carta d'identità di un sistema con qualche campana per il vetro, si andava bene qualche cassonetto per la carta, qualche cassonetto per la plastica. Per una strana coincidenza va a fare l'assessore in regione un allora giovanotto di belle speranze, Carlo Munguzzi, adotta la prima legge regionale che prevede un obiettivo di raccolta differenziata, la legge regionale 21 del 93. Forse qualcuno lì dice che faceva già l'assessore, anche se è un'altra partita, ma qualcuno magari si ricorda qual era l'obiettivo che veniva previsto dalla legge regionale 21 del 93. Qualcuno lo sa? 35%, no, scusate, 25%, 25%, il 35% poi fu introdotto dal decreto Ronchi nel 1997. 25%, e a Munguzzi gli diedero del pazzo velleitario, stava cadendo la giunta perché si diceva non si potrà arrivare al 25%. Lo stesso anno, 1993, a Bellusco, con l'associazione degli amici della parrocchia, se vogliamo parlare di processi inclusivi, no? Di comunità che prendono in mano il loro destino, viene introdotto il porta a porta, e altro che 25%, si arriva subito al 65%, ma vogliamo parlare di centri di riuso e riparazione. Questa giacca di lana, io ci vado in giro dal 95 e la presi proprio quando andai con Paul Connett a visitare la piattaforma ecologica di Bellusco, dove contestualmente avevano aperto un centro sempre gestito dagli amici della parrocchia, dove riparavano le TV, i computer, all'epoca erano molto meno riparabili di quanto non lo siamo adesso, qualche elettrodomestico, e si trovava ogni tanto qualche camicione di lana. Se volete poi vi faccio vedere come mi sta bene, però avete capito che è molto durevole se ci vado in giro dal 1995. Poco tempo dopo, a Carnate, pure qua due passi, introduciamo il sacco trasparente per la raccolta del rifiuto residuo, no? Dai visibilità a quello che è l'errore comportamentale di sistema, e si vede che si guadagna un altro 10% circa di raccolta differenziata, perché il messaggio che si fa transitare è: attenzione, guarda che noi non solo vogliamo che fai bene la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili e compostabili, ma anche che niente di quello che sia riciclabile e compostabile finisca nel rifiuto residuo. E già questo, se vogliamo, un messaggio rifiuti zero, Poi, di là a poco, introduzione dei primi sistemi di tariffazione puntuale. Già Rossano aveva citato il caso del sacco conforme, Torre Boldone, c'è un bellissimo libro scritto da Ronzoni, che all'epoca era assessore a Torre Boldone, si intitola Sacchi colorati, oppure il sistema con i tag, il codice a barre appesi ai sacchi, quello al Vairate, Comuni dei Navigli. E lì si arriva a superare l'80% di raccolta differenziata. Ad oggi le comunità rifiuti zero che pongono l'enfasi sulla raccolta differenziata, ma non solo, anche sui processi di riduzione, le pratiche di riduzione e la riprogettazione continua del sistema, riescono a superare il 90% di raccolta differenziata. Poi parliamo di gestione dei rifiuti, la pianificazione viene fatta su vasta scala, allora l'unità di pianificazione non è il singolo comune, bisogna considerare la provincia in Italia che è l'unità di pianificazione, ma noi abbiamo, dopo che avremo la prima provincia d'Italia a superare il 50% di raccolta differenziata, e anche in questo caso non siamo molto lontani da qua,
fu la provincia di Lecco nel 2002. Ci stavamo lavorando noi come allora assessore Erba per fare il piano provinciale che prevedeva appunto l'estensione del porta a porta in tutta la provincia. Adesso abbiamo province che sono anche ampiamente al di sopra del 70% di raccolta differenziata. Ma al di là di tutto questo viene fuori un dato numerico nella sua potenza, cioè che gran parte del percorso verso rifiuti zero, se vogliamo, l'abbiamo già fatto. È quello che un tempo sembrava impossibile, velleitario, fantasioso e quant'altro, si sta dimostrando sempre più fattibile, possibile, realizzabile. Viene fuori sostanzialmente quello che noi diciamo sempre, che rifiuti zero è un metodo di lavoro, e in rifiuti zero, ancora più del numero, lo zero che ha però la potenza dello slogan, conta l'impegno continuativo per arrivarci. O se vogliamo, questa è una felicissima frase che abbiamo coniato con alcuni colleghi statunitensi, rifiuti zero più per la destinazione un viaggio, è lo sforzo continuo per arrivare in fondo. Però se dobbiamo fare questo sforzo dobbiamo avere quelle condizioni di contesto. Una l'ha già detta Rossano, e Rossano l'ha detto bene, come in genere dice bene le cose, perché è abituato a spiegare ai bambini, figurati, a menti un po' più contorte ma evolute come le nostre, se non riesce a spiegare le cose. Non è un approccio ideologico il no all'incenerimento, è un approccio sistemico, funzionale. Se c'è l'inceneritore lo devo alimentare, allora non c'è più quell'enfasi sulla raccolta differenziata, sulla riprogettazione, sulla riduzione, sul riuso, sul riciclo. Bene, adesso anch'io mi sono distratto un attimo. Sono stato due giorni in Brasile ad aiutarli per la loro settimana Lixo Zero. Tra l'altro siete diventati famosi perché in ogni conferenza vi dicevano: ah, noi poi sabato vieni anche in quest'altra cosa, bravissimi, voi italiani siete il nostro riferimento. No, sabato sono a Bimercate. Adesso due cose si ricorderanno come un incubo: i tre gol di Paolo Rossi in Spagna nell'82, un applauso a Paolo Rossi, e la conferenza Rifiuti Zero di Bimercate di oggi, un applauso a Rossi Mercolina, amministrazione comunale, che hanno voluto fare la cosa. Però mi sono distratto un attimo, intanto 194 comuni sono già diventati 196, ti hai detto, bene così, meglio così, ormai la palla di neve sta diventando la valanga. Per più di 4 milioni di abitanti, l'Italia è la roccaforte mondiale della strategia rifiuti zero. Per dare un termine di paragone, gli Stati Uniti con 300 milioni di abitanti hanno 60 comunità che hanno adottato la strategia rifiuti zero. In Brasile hanno la prima, Bombinhas, proprio davanti a noi hanno sottoscritto la cosa, tant'è vero che ho fatto gli auguri alla sindaca. E Bombinhas dovrebbe essere una cinquantina di migliaia di abitanti. Quindi ho detto, come Capannori, ho detto, poi guarda caso il primo comune in Italia, Rossano Ercolini, ha preso il premio Goldman, quindi spero che voi corriate per il prossimo. Allora lei ha gonfiato ulteriormente quel suo magnifico petto, dice: ah, che bello, sì, voglio, dateci una mano, ma senz'altro, parleremo anche di Bombinhas. Va bene, quali sono i motivi del successo della strategia rifiuti zero in Italia? Anzitutto il fatto che in Italia abbiamo the good, the bad and the worst, il bello, il brutto e il pessimo, quindi l'emergenza rifiuti, non solo Napoli, perché siete tutti abbastanza cresciuti, tranne la bambina lì che ha preso per il colpino il papà e ha detto: papà, portami a sentire la conferenza rifiuti zero perché voglio conoscere Rossano Ercolini. Ma tutti gli altri si ricorderanno nel 95 che avevamo 20.000 tonnellate di spazzatura in strada a Milano. A Napoli nel momento di massima crisi c'erano 3.000 tonnellate di spazzatura, a Milano erano 20.000, forse accumulate un po' più ordinatamente a Milano, ma io abitavo al primo piano alle case popolari dell'area di Gratosoglio, primo piano mi era arrivata a livello del balcone il carico di immondizia, e quindi abbiamo cominciato a interrogarci sugli effetti deteriori di una cattiva gestione del problema. Poi abbiamo il premio Goldman che ci ha consentito di mettere la cosa nell'agenda mediatica e politica, ma a livello europeo anche la cosa sta diventando tema di dibattito, se vogliamo siamo un po' prima che diventi processo, principio informativo delle direttive delle strategie europee, però comincia a fare capolino. Qui siamo nel marzo di quest'anno al Parlamento europeo, una foto che io ho preso dal podio dei relatori, prima fila la seconda persona da sinistra è Janis Potocnik, che è il commissario europeo all'ambiente, il ministro europeo per l'ambiente, è stato lì con noi tutta la giornata. Qualche giorno dopo un piccolissimo tweet ci dà il segnale che il messaggio è passato: good waste management needs good will and good organization, la buona gestione dei rifiuti ha bisogno di buona volontà e di buona organizzazione, rifiuti zero è completamente possibile. No, no.
Poi è chiaro che più diventa popolare la cosa, più aumenta il rischio della confusione, perché una delle cose bellissime, Rossano ancora non ha avuto il tempo di dirglielo, perché io e Rossano ogni tanto ci si incontra in aeroporti internazionali e dice: ah, dove sei adesso? Sono ad Helsinki. Oh, guarda caso, anch'io. Allora prendiamoci un caffè insieme e ci raccontiamo qualcosa. Ci hanno invitato a Copenaghen, ma non le associazioni ambientaliste, da COFA, che sarebbe la loro Federambiente, perché siccome il loro governo nazionale appunto ha tematizzato la Exit Strategy, loro hanno detto: ah, come possiamo fare? Va, proviamo con questa strategia rifiuti zero. Ma hanno chiamato, io il 20 di novembre non posso andare, ho detto a Jean-Marc Simon, anche lui è uno dei fondatori con noi di Zero Waste Europe, puoi andare tu, e si collegherà Jeff Macy, il responsabile del programma Rifiuti Zero di San Francisco, altro grande amico da San Francisco, per dirgli che Rifiuti Zero è solo certe cose e non è altre cose, no? Quindi daremo ragione al governo e diremo cose che fanno dispiacere magari qualcuno della Federambiente di Dacofa, della Federambiente danese, che pensava di dirottare, come purtroppo cercano di fare, Rifiuti Zero verso Discarica Zero, e capite già che Discarica Zero significa pigiarci dentro l'incenerimento. Ma ci torneremo sulla grande bugia che questo rappresenta, a parte che l'ha già anticipato Rossano. No, il picchiare sul portone più pesante a Boldrini quando vengono consegnate le 80.000 firme. 400 firme avete raccolto? 424. Mi piace la precisione. No? Se facciamo la proporzione, è incredibile. Quanti abitanti ha il Mercate? 26.000 abitanti. Cioè, è una cosa pazzesca, cioè avremmo avuto 10 volte tante firme a livello nazionale, bravissimi voi e la comunità che vi ha dato questo riscontro. Comunque è chiaro che saranno costretti a discuterlo, poi anche qua ci saranno tanti tentativi di distorsione, ma intanto Rifiuti Zero continuano a aprire la sua via nell'agenda politica e mediatica. Bombinas, io quando ho visto questa foto non me ne, dal livello del terreno non mi rendevo conto, no? Perché ha detto: ah, stasera venite, lì Rifiuti Zero ma cresce tanto, cresce tantissimo, venite, ceniamo insieme, così discutiamo e quant'altro. Eravamo in una di queste magnifiche spiagge, ho intuito la cosa, mi fa vedere la foto e io, sembra una croce di Malta, guardate che spettacolo. Però cioè, vi rendete conto, lì ci sono delle aree naturali addirittura con cascate su quelle colline che compongono la struttura di questa penisola. E uno dei primi temi, dopo l'istituzione delle riserve naturali, che loro vogliono affrontare è il Rifiuti Zero, perché sta al crocevia di tantissimi temi che afferiscono alla sostenibilità ambientale, ma anche alla promozione della comunità. Più lavoro a livello locale, minore prelievo di risorse, lo spostamento dei costi della gestione del rifiuto dal pagamento di grandi progetti di investimento finanziario sugli inceneritori, invece al pagamento della manodopera creata a livello locale. E così via. Quindi bravi loro. E sono sicurissimo che Rossano non vede l'ora di essere invitato lì per andare a parlare di Rifiuti Zero. Tema incenerimento e perché non siamo ideologici. Allora, questo qua è un grafico, sono i dati Eurostat, a parte i dati Eurostat sono una fonte di dati assolutamente inaffidabile, spesso siamo noi che li chiamiamo e diciamo: guardate che sono sbagliati quei dati. Comunque, e però qualche funzionario europeo ha cominciato a fare questo pessimo esercizio di classificare i paesi europei da destra verso sinistra in relazione al ricorso alla discarica, cercando di suggerire che con l'incenerimento si arriva a discarica zero. E qui abbiamo una bugia e un problema. La bugia l'ha già messa in risalto Rossano. Altro che discarica zero, dall'inceneritore ci vuole non una discarica ma due, perché ci sono le scorie pesanti e ci sono le ceneri volanti devono andare a una sola discarica che abbiamo in Europa, la Salzberg AG in Germania, quindi c'è anche un tema strategico di dipendenza dalla capacità di discarica altrui e così via. Però mediamente sul 25%, poi sì, ci sono i progetti per recuperare le scorie nel cemento, eccetera, eccetera, poi tornano le case a Treviso e vengono fuori i buboni, scoppiano gli scandali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa è la bugia. Ed è la bugia che nasconde in realtà l'unica strategia che va verso la minimizzazione del ricorso alla discarica, che è il rifiuti zero, la riprogettazione continua del sistema. Se io l'inceneritore lo devo alimentare, non avrò più enfasi sul riuso, il riciclo, la riduzione, la raccolta differenziata e così via. Il problema qual è? È appunto quello che vi stavo dicendo, cioè che una volta che io ho questo catalizzatore di investimenti, ho la necessità di farlo funzionare per 20-30 anni a una certa capacità operativa, perché è l'unico modo per garantire il ritorno dell'investimento.
Ed è quello, se vogliamo, il motivo principale dell'impigrimento della Lombardia, che aveva questo merito storico e che adesso non è più la prima, perché ci ha superato il Veneto, non è più la seconda, perché ci ha superato il Friuli, pause enfatiche, sceniche, non è più la terza, perché ci ha superato il Trentino, non è più la quarta, perché ci ha superato il Piemonte, forse non è neanche più la quinta, perché la Sardegna ci sta superando alla velocità della luce, alla velocità delle, anche le Marche sono lì lì, perché sono tre regioni, un gruppo di tre regioni attorno al 50% di raccolta differenziale, e c'è qualcosa che forse potevamo fare e non stiamo facendo. E perché non lo stiamo facendo? Perché ci siamo impigriti su questa sovracapacità di incenerimento, perché abbiamo l'inceneritore più grande d'Europa e abbiamo una capacità di incenerimento, ma non lo diciamo solo noi, lo dice anche la giunta regionale, l'assessore Terzi era sindaco di Dalmine da poco tempo fa, quindi questo problema ce l'aveva messo sotto di casa l'inceneritore dell'area di Dalmine. Loro stessi dicono, se noi dobbiamo arrivare al 65%, basta fare due calcoli, 65% è l'obiettivo minimo di legge della legge nazionale, il testo unico ambientale, e abbiamo già sovracapacità di incenerimento rispetto a questo. Motivo per il quale a luglio di quest'anno, l'ha già citato Rossano, vale la pena di vedere un attimo in dettaglio, il Consiglio adotta la quasi unanimità, con solo tre astensioni, perché non ci hanno avuto la faccia di votare contro, ma la quasi unanimità, una risoluzione che impegna Presidente e Giunta regionale, tra le varie cose, a lavorare nella direzione di riduzione, raccolta differenziata, recupero di materia, rifiuti zero, avrebbero messo la definizione sintetica, quello di rifiuti zero, ma va benissimo metterlo per esteso, ma soprattutto passare ad un nuovo sistema che marginalizzi il ricorso allo smaltimento in discarica e superi gradualmente, ma in modi e tempi certi, l'incenerimento dei rifiuti. La stessa cosa ne sta facendo il nuovo governo danese, quelli simpatici che vanno in giro in bicicletta, no? Perché anche qua si dice, però io con l'inceneritore produco un po' di energia rinnovabile che sostituisce l'energia fossile. Allora, siccome ogni tanto vengono fuori quelli che non si adagiano sul sapere costituito, no? Ma si pongono qualche domanda, vi proporrò una piccola implicazione, se vogliamo, scientifica della cosa, ma cerco di farlo nella maniera più semplice possibile. Questo è parzialmente vero quello che si dice, cioè c'è una parte di energia dall'inceneritore che è energia rinnovabile, quella che viene però, guarda caso, dalle frazioni a più basso potere calorifico, la carta che ha un potere calorifico molto più basso della plastica e di altri materiali che sono di derivazione fossile, e l'organico, che altro che produrre energia la toglie, perché l'energia prodotta di altri materiali la usa per far evaporare quell'80% di acqua di cui è costituito l'organico. Però l'energia, quella quota di energia rinnovabile ad oggi va a sostituire quattro che in Italia mediamente è prodotto tramite un energy mix, un mix di produzione energetica che prevede un larghissimo ricorso a metano in Italia, a carbone in Germania, a carbone anche nel Regno Unito e così via. Però il governo danese ha detto, noi abbiamo un'agenda energetica, e questo è vero in tutta Europa, in tutto il mondo e quindi anche in Italia, che prevede di per sé il ricorso crescente a fonti rinnovabili. In particolare in Danimarca hanno l'obiettivo 100% di energia rinnovabile al 2050, quindi vuol dire che nel suo tempo di durata, che non è una settimana ma sono 30 anni, l'inceneritore sostituirà sempre meno carbone, sempre meno metano, sempre meno petrolio e sempre più eolico e solare. E quindi anche quel piccolissimo vantaggio, che per noi è davvero triviale, marginale rispetto a tutti i problemi strategici, sanitari e ambientali che l'incenerimento comporta, anche quel piccolissimo vantaggio va a scomparire. Ma molto più immediatamente, poi chi si occupa di programmazione dei rifiuti si sta accorgendo che la trippa per i gatti sta finendo, perché le aste dei certificati verdi continuano a ridursi, perché quel 100% di energia rinnovabile che era il grande infringimento che c'era fino a pochi anni fa, basta una piccola interrogazione al nuovo Parlamento, ma è giusto considerare l'energia che deriva dalla bruciatura della plastica come energia rinnovabile? E la Lugliola del Palazzo, buonanima, commissario dei trasporti e dell'energia, disse no, perché quello deriva dal petrolio, a quel punto lì bruciare il petrolio sarebbe la stessa cosa. Allora noi andammo da Prodi, che all'epoca era il primo ministro, c'era Bersani, ministro dell'industria, e vedete che hanno detto di abbassare il 51%, e già il punto energia dice che nei prossimi anni si dovrà abbassare ulteriormente, e quindi il costo dell'incenerimento non va ad abbassarsi, va ad aumentare. Allora vale la pena di cominciare per tempo a progettare un'altra direzione, come fece il Comune di Bellusco e il Consorzio Est Milano, e gli voglio dare merito ancora una volta, perché quando nel 93 partì Bellusco, la discarica non costava 120 euro a tonnellata o 140 euro a tonnellata,
costava 60 lire al chilo, 30 euro a tonnellata, cioè praticamente niente. Eppure il Comune di Bellusco volle cominciare, il Consorzio di Milano volle cominciare, quando l'anno dopo si chiuse la discarica di Cavenago e la nuova discarica non si riusciva a trovare, le poche che c'erano costavano già 100 euro a tonnellata, 200 lire al chilo quello che era allora, loro si trovarono già su una nuova curva di equilibrio che consentiva di non avere questa esplosione dei costi della gestione dei rifiuti. Questo è anche in Brasile, questo è Rodrigo Sabatini, a loro piace fare, per quelli che mi scherzano su queste cose, però usano i nostri vessilli, non agli inceneritori, stanno imparando un po' l'italiano che è la lingua del futuro. Boh, ma mettiamola nel contesto più globale, la strategia, la prospettiva rifiuti zero, perché io e Rossano ce lo diciamo sempre, ce lo ricordiamo a vicenda, ci sono due processi opposti e convergenti, il bottom up, cioè le comunità che stabiliscono le pratiche e le strategie rifiuti zero a livello locale, e il top down, cioè la definizione della strategia complessiva a livello regionale, nazionale, comunitario, che poi a sua volta influenza a cascata il livello locale. La cosa bellissima che avete già intuito è che sono i processi locali che fanno capire a Bruxelles che queste cose sono percorribili, e poi a cascata Bruxelles dice a tutti gli altri: ma perché non lo fate pure voi, no? E la, per dire, la Biancavilla, primo comune rifiuti zero della Sicilia, che fa il 70% di raccolta differenziata, e allora il governatore della Sicilia dice: ma se lo fa Biancavilla, perché non lo può fare anche Paternò? Tanto per dire. Se non lo fa Bellusco, perché non lo può fare anche Desio, Saronno, eccetera? Questa fu la domanda che ci facevamo nel 93-94. Noi abbiamo una direttiva europea, che è la direttiva quadro, la 2008-98, la più importante direttiva sulla gestione dei rifiuti, e di sicuro informerà di sé le nostre strategie locali nei prossimi 20 anni. La gestione dei rifiuti è al 90% materia derivata, cioè deriva dal recepimento a livello locale di quelli che sono i principi delle direttive europee, e dice alcune cose fondamentali. Anzitutto prevede un obiettivo comunitario minimo di recupero di materiale del 50%, cioè l'Europa vuole diventare una material recycling society, una società fondata sul riciclaggio, prima di tutto. Questo 50% in corso di revisione, nel 2014 verranno rivisti tutti gli obiettivi, e siccome il settimo programma quadro ci dice che dobbiamo prevedere ancora un migliore, un efficientamento del recupero delle risorse, una riduzione dei prelievi di risorse sul mercato mondiale per motivi che vi dirò fra pochissimo, allora è probabile che questi obiettivi vengano rivisti a rialzo, come d'altronde già nel 2008 aveva chiesto l'Europarlamento, perché chiedeva di mettere l'obiettivo del 70% di recupero materia. Attenzione, non di raccolta differenziata, di recupero di materia, cioè al netto degli scarti dei processi di riciclaggio e compostaggio. Per cui fare il 50% vuol dire fare il 65% di raccolta differenziata, fare il 70% vuol dire fare 85% di raccolta differenziata. Però dietro a questa strategia, come ha già detto benissimo Rossano, non c'è solamente il tema ambientale, c'è senz'altro il tema ambientale, minor prelievo di risorse, minore generazione di impatti sull'ambiente. C'è poi il tema economico, occupazionale. Io sposto il costo della gestione dei rifiuti dal costo d'uso dell'ambiente, dal costo d'uso dei capitali in grossi progetti di investimento come nel caso degli inceneritori, alla creazione di posti di lavoro a livello locale. Già semplicemente il diretto, l'indotto primario della raccolta differenziata, che sono i posti aggiuntivi per i sistemi porta a porta, solo per la raccolta differenziata, è un posto di lavoro in più mediamente ogni 1000 abitanti. Il che significa 50-60 mila abitanti a livello nazionale e 500 mila di posti di lavoro a livello europeo. Ma c'è un'altra cosa, la crisi e la scarsità delle risorse. Perché noi facciamo parte dei paesi cosiddetti PIGS, no? Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, quelli che rischiano la bancarotta. C'è un altro acronimo a livello mondiale che sta informando di sé l'agenda geopolitica, e sono i paesi del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, che sono quelle economie crescenti che stanno determinando una pressione incredibile sul mercato mondiale delle materie prime. Per cui la cara, vecchia, saggia Europa, che storicamente è stato un territorio poverissimo di materie prime e grande trasformatore, per garantire gli approvvigionamenti del sistema industriale molto prima che per motivi ambientali, sta dicendo: vale la pena di massimizzare il riciclaggio. Questo nel settimo programma quadro ambientale lo si dice benissimo, e con termini da economia politica, non da ambientalisti, eh? Cioè, è proprio un tema di economia politica. Tant'è vero che anche l'Europarlamento il 20 aprile 2012 e poi il 24 maggio dello stesso anno, il Reventista 24 maggio, il Piave e quant'altro, ha adottato due risoluzioni che dicono:
bisogna fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti. Ma signori, voi ormai l'avete capito, questa è la traduzione in altri termini della strategia rifiuti zero. Cioè, rifiuti zero è la strategia che meglio di tutte sta raccogliendo, mettendo insieme, interpretando le indicazioni strategiche che ci provengono dal quadro di riferimento comunitario. Altri non se ne accorgono, ma sono sicurissimo che non sono in questa sala oggi, o magari se sono in questa sala, magari da domani la penseranno in maniera un po' diversa. Il secondo tema è quello del disaccoppiamento tra crescita economica e produzione dei rifiuti, che dovrebbe, perché in genere, sapete che in genere fanno anche le statistiche, quanti milanesi sono andati al mare tramite la pesatura dei rifiuti, allora si dice, e si considera come sinonimo di crescita o decrescita economica il fatto che le produzioni specifiche in chilogrammi per abitante aumentino o diminuiscano. Si dice negli ultimi anni in Italia è diminuita la produzione specifica, accidenti, c'è crisi. A me piace pensare, e sono abbastanza sicuro di essere nel vero, che comincino a generare effetti virtuosi le pratiche di riduzione, ma anche quei processi globali di dematerializzazione dell'economia. Il fatto che ci scambiamo più informazioni con i file e meno con la carta, che ci scambiamo musica con gli MP3 e non con il vinile, il fatto che stiamo cominciando a considerare meglio non il possesso ma la fruizione del bene, quindi meno beni e più servizi, eh? È inutile avere certe cose che le uso magari una volta all'anno, magari le noleggio, tanto per dire. Però andiamo avanti, è già stato detto, sì, il design industriale, ma ci sono le azioni a pronto effetto che possono già fare le comunità a livello locale, in qualunque affresco, anche nel giudizio universale nella Cappella Sistina di sicuro ci sarà qualche pennellata a guardarla bene, che non è andata bene, anche qua l'ho trovata, ho capito che mi vogliono assetare oggi, no? Ma sono altrettanto sicuro che l'anno prossimo, quando facciamo la seconda conferenza di più di zero a Vimercate, ci saranno le crocche per l'assessore. Questo è il primo impegno che prendiamo noi. Ah, ecco, è stato il sindaco. No, l'ho detto con lievità d'animo, avete capito? Però anche questa si chiama anche metacomunicazione, cioè dare dei segnali, no? Per cui, ma lo dico anche a me stesso, a volte me li dimentico e invece faccio bene a ricordarmelo. L'acqua da rubinetto, i pannelli riutilizzabili, fortunatamente ne ha già parlato Rossano. Il grande salto lo si fa con la raccolta differenziata porta a porta, poi non lo devo dire perché qua ormai per noi è un'abitudine consolidata. Però sarebbe interessante dirvi magari quello che non sapete, cioè che il modello italiano di raccolta porta a porta, in particolare con quest'enfasi sull'intercettazione massimizzata dello scarto organico, è stato poi esportato in tante altre parti del mondo. San Francisco sta cambiando il proprio modello perché vedono che quello italiano è più efficiente. L'Inghilterra gliel'abbiamo succhiata agli olandesi, prima c'era il modello olandese e poi hanno introdotto a quella che loro chiamano The Bespoke Food Waste Collection, cioè la raccolta dedicata dello scarto di cucina senza raccolta congiunta di umido e verde, oppure lo chiamano anche The Italian Job. Bellissimo, The Italian Job. Io a Sofia c'era uno del Community Composting Network che ha fatto la sua presentazione, bellissima. Io sono fortunato perché in queste situazioni imparo sempre, c'è questo scambio di informazioni, di intenzioni, di progetti, di esperienze. Sono andato a presentare e ho detto, ah che bello, dimmi qualcos'altro. Dice, ma tu da dove vieni? Dall'Italia. Ma come ti chiami? Enzo Favolino. Vi amiamo, noi vi amiamo, perché abbiamo introdotto i vostri sistemi a partire dal 2000-2001 e adesso siamo al 70% di Italian Job, lo chiamiamo. In Catalogna lo chiamano il modello italiano, in catalano si dice porta a porta, non puerta a puerta come in castigliano, anche in brasiliano si dice porta a porta, e quindi è bellissimo. Con i sacchetti biodegradabili, con i secchielini traforati nelle versioni più recenti, cosa che ha consentito anche a Milano. Io ho apprezzato, no, questa, e condivido perfettamente i chiaroscuri che ha fatto Rossano sulla situazione di Milano. Ma sono dei chiaroscuri che hanno dei risvolti abbastanza clamorosi, perché Milano, introducendo il modello italiano, questo che genera comfort per l'utenza grazie ai sacchetti biodegradabili e ai secchielini traforati, per la raccolta dello scarto di cucina, attualmente ha già 750.000 abitanti serviti dalla raccolta differenziata dello scarto di cucina.
è la città più grande al mondo con San Francisco per popolazione servita da questi sistemi. Stanno venendo i tedeschi a studiarci, perché i tedeschi hanno il 60% della popolazione, soprattutto nei villaggi e nelle periferie di villette con giardino. È il loro grande tema, perché dal 2015 avranno l'obbligo di raccolta differenziata dell'organico, e come aggrediamo il centro cittadino. Hanno sentito da qualcuno, spesso il sottoscritto, che in Italia lo facciamo già da tempo. Allora stanno venendo a vederlo e vedono che funziona anche in queste situazioni, perché in queste situazioni la gente col sacchetto si trova un attimino meno a disagio che in Germania, quando gli dicono no, mettilo all'interno del bidone così sfuso, e certo, se il bidone deve servire un intero condominio, mettere la mia minestra di oggi col pesce scartato di ieri della famiglia del vicino, io apro e chiudo, insomma. Tant'è vero che in Germania molto dell'organico lo si trova nel rifiuto residuo, cosa che noi invece cerchiamo di evitare il più possibile. Però questo è il chiaro di Milano, poi c'è l'oscuro, che io continuo a domandarmi perché Milano stia continuando a dichiarare delle percentuali di raccolta differenziata nei due quarti, nella metà di città dove c'è già la raccolta dell'organico, inferiore a quello che a lui risulta. È una domanda retorica, lo so benissimo. Perché poi Milano non è pienamente autonoma. Milano aveva già introdotto nel 1995 la raccolta differenziata dell'organico, c'era Grandini assessore, e due anni dopo venne tolta. C'è voluto un sindaco che avesse una certa sensibilità e che aveva inserito la raccolta differenziata dell'organico già nel suo programma elettorale. Isabia questo aveva fatto, per cui mi ricordo ancora, quando è stato? Era stato all'inizio di maggio di due anni fa, quando ci furono le elezioni locali, alle 2 aprono le urne, alle 3 ci sono le prime proiezioni, alle 3.05 mi squilla il telefono, siamo dall'AMSA, vorremmo incontrarla per vedere come reintrodurre la raccolta di te. Ah, ma che bello! Bellissimo, perfetto, ma adesso guardate, vi assicuro che loro stessi ci stanno credendo, perché vedono che i risultati vanno addirittura al di là delle loro previsioni, tant'è vero che il tonnellaggio complessivo che era previsto, loro raccolgono già attualmente 35.000 tonnellate dal circuito di grandi produttori, ristoranti mense e alberghi, e prevedevano altre 55.000 tonnellate dal circuito delle famiglie. Io sti calcoli li so fare dal 93, ho detto guardate, scommettiamo una birra ogni 1.000 tonnellate all'anno in più. A vedere le proiezioni dovrò invitare tutti quanti voi a versi due pinte a testa, perché non riuscirò a bere da solo tutte quelle birre. Davvero sta dando dei risultati ampiamente al di là di ogni aspettativa. Bene, per andare a concludere, vediamo di ripassare un attimo, perché ho detto facciamo storia, facciamo geografia, poi bisognerà fare il compito in classe, allora ripassiamo un attimo. Principi di rifiuti zero, in una delle loro tantissime trasmutazioni, trasfigurazioni, lui ha parlato dei 10 passi, qua i 5 principi, le 5 R e quant'altro. 3 le conoscete benissimo: reduce, reuse, recycle. Riduci, riusa e ricicla. Una bellissima canzone di Jack Johnson, la trovate in internet, non c'è neanche bisogno di andare su Mule, la potete scaricare gratuitamente, ed è bella proprio anche musicalmente, oltre che per il testo. Su reduce, reuse, recycle. Tra l'altro c'è il coro dei bambini, mi viene sempre in mente tu quando l'ascolto. Poi c'è la quarta R, che a me piace sempre ricordare, scuola grande del parto di Monza, noi da lì siamo partiti, no? La gestione dell'organico. ROC, che degrada la tua sostanza organica nel modo opportuno, compostala, falla ritornare alla terra. E poi, questa è anche la strategia europea, se vogliamo. Poi però si ferma qua la strategia europea e quella nazionale, perché dice quello che avanza mandalo al recupero energetico. E noi diciamo no, è qua che comincia il bello, è qua che cominciamo a divertirci, un po' dei linfomani, no, del riciclaggio, no? È qua che cominciamo a divertirci, per cui viene la quinta R, la più importante dei rifiuti zero, e che costituisce il superamento della gerarchia europea della gestione dei rifiuti. Redesign, riprogetta continuamente il tuo sistema nell'ottica della massimizzazione dei recuperi e della minimizzazione dello spreco. Queste le avete già viste. L'Italia ha la primazia sia sulle case dell'acqua che sulle case del latte, soprattutto sulle case dell'acqua. Fecorta, questa l'avete già vista in un'altra prospettiva, ma fa vedere che i premi Nobel e i professori universitari come Paul Cornet non hanno nessun problema a sporcarsi le mani con l'analisi del rifiuto residuo, ecocapsula, l'altra come si chiama, la Cialdi. Bon. L'ultima parte è sul fatto che ci si dice chissà quanto costa. Noi già nel 96 producemmo l'evidenza e lo facemmo con gli amici del Consorzio Est Milano, perché ci si diceva sì è vero, funziona,
però accidenti quanto costa. Andammo a una edizione del premio Comune di Cicloni portando anche il ministro catalano dell'ambiente che voleva conoscere i ronchi, no? Diceva, ah, parlano tutti della lei ronchi, con la R in spagnolo, con la lei ronchi e voglio conoscere i ronchi. E lo portai. E io per tre giorni a spiegarvi, andavo in giro per Monza, per Bellusco, per il mercato anche, lo portai a vedere la raccolta differenziata, lui in jeans e zoccoletti. Qualche signora, forse magari ce n'è qualcuna qua in sala, che veniva fuori perché temeva che stessimo facendo i controlli sui rifiuti. E io dicevo, no signora, non si preoccupi, questo è il ministro catalano dell'ambiente. Lo vedeva con i jeans stracciati e diceva, ma mi state prendendo in giro? Ci sono delle storie bellissime, davvero bisognerebbe scrivere non uno ma tantissimi libri sulla storia che ci siamo lasciati alle spalle e che continuiamo a fare. Però io per tre giorni cercai di convincere il ministro catalano dell'ambiente, non è vero che costa di più, e gli spiegai i motivi. Poi lo portò a Roma, nella stanzetta separata, no, sul divano di pelle, si siede con Ronchi, e la prima cosa che Ronchi gli dice è perché la raccolta differenziata è importante, è vero, costa di più. E punto di Ersino Blom, il ministro catalano, che mi guarda con un'occhiata di intesa come per dire, noi sappiamo che non è vero, ma spiegano anche a lui. Fu bellissima. Comunque guardate, facendo la zoomata dell'Italia, Nord Italia, Veneto, Consorzio Treviso, Consorzio Priula, aumento dei tassi di raccolta differenziata corrisponde a una diminuzione del costo unitario trasferito all'utenza, euro abitante anno, che è quello che poi viene trasferito tramite Tarsu, TIA, Tares, la Trisi, la Tisi, una delle sue prossime trasmutazioni. Questa è la ricerca ufficiale della Regione Lombardia, ogni puntino sono i 1547 comuni della Regione Lombardia, qua sarebbe bello fare un quiz, trovate il puntino di Ibimercate, dai, vi do mezz'ora. Sarà vicino a quello di Bellusco, no? Presumo. No, vedete che anche qua, anzitutto si vede che i porta a porta sono quelli che generano i migliori risultati, ma questo lo sappiamo già, e che se c'è una tendenza, non è quella all'aumento dei costi, all'aumentare del tasso di raccolta differenziata, ma se vogliamo proprio il contrario, e questo lo dice Favorino, lo diceva Formigoni, attualmente Maroni. Questa qui rende più visibile la cosa perché c'è il raggruppamento dei comuni per classi percentuali di raccolta differenziata. Oh, e proprio se vogliamo mettere la ciliegina sulla torta, fino ad adesso abbiamo parlato tantissimo di percentuali di raccolta differenziata, percentuali delle varie frazioni del rifiuto residuo, da cui adesso si vede ad esempio nell'ultima analisi merceologica a Capannori che magari prendendo quello delle utenze non domestiche, rifiuti speciali, sembra una percentuale di organico più alta rispetto a qualche anno fa, ma è una percentuale di un quantitativo che intanto si sta riducendo. Ma voglio parlare di un'altra percentuale, perché noi fino ad adesso la gara, e se vogliamo anche giustamente, perché è più immediato a livello di comunicazione, l'abbiamo fatta sulla percentuale di raccolta differenziata. Sapete, c'è il premio nazionale Comuni Ricicloni, il consorzio Est Milano è stato premiato tantissime volte, il premio 100 di questi consorzi, perché è sempre stato uno dei consorzi leader a livello nazionale. Anche, ed è importante perché questo premio ha dato visibilità alle buone pratiche, no? Quella contaminazione tra comunità, per cui un sindaco che voleva partire diceva, ah, ho sentito che quel comune fa l'85% di raccolta differenziata, sento il mio collega, il mio omologo e gli chiedo come fa. Però proviamo a guardare un po' oltre, nell'ottica rifiuti zero, perché se contasse solamente la percentuale di raccolta differenziata, io non promuoverei il compostaggio domestico, perché mi toglie percentuali di organico che altrimenti andrebbero nella percentuale di raccolta differenziata. Io non promuoverei l'acqua da rubinetto, perché mi toglie percentuali di plastica dalla raccolta differenziata. E invece noi sappiamo che il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto. Ce lo dice la gerarchia europea, ma fra poco ce lo diranno anche degli obiettivi numerici, perché l'articolo 14 della direttiva 4 dice per il momento c'è l'obbligo per i Paesi membri di fare piani nazionali di riduzione senza obiettivi numerici, ma nel 2014 la Commissione europea vedrà di definire degli obiettivi numerici di riduzione. Allora, guardiamo a livello europeo, la Danimarca di cui ho già parlato, e non per caso, perché la Danimarca a livello internazionale è considerata, e pur cause, e ce n'è buon motivo, la patria mondiale dell'incenerimento. Hanno attualmente circa il 60% di rifiuti che va a incenerimento. Producono 720 kg circa abitante anno di rifiuto urbano. Prendiamo la Bulgaria, dove io sto lavorando per introdurre la strategia nazionale di gestione dei rifiuti con l'introduzione della raccolta porta a porta, il compostaggio e quant'altro. 375 kg.
Allora, la Danimarca fa circa un 40% di raccolta differenziata, ha un 60% di rifiuto che va a smaltimento, incenerimento primariamente e un po' in discarica, il 60% di 700 kg, il calcolo è presto fatto, sono circa 420, vero maestro Ercolini? La Bulgaria, anche senza raccolta differenziata, produce meno rifiuto da mandare a smaltimento, 375 kg. È più sostenibile la Bulgaria o è più sostenibile la Danimarca? È un'altra domanda retorica con risposta obbligata. Per cui noi adesso abbiamo questa bellissima novità del consorzio Contarina, che raggruppa il consorzio Treviso 3 e il consorzio Priula, 50 comuni, erano 49, adesso anche il capoluogo Treviso ha aderito a questo consorzio, e quella è un'altra bellissima storia che dobbiamo raccontare in giro, perché a Treviso parlavano di fare due inceneritori, e l'ultimo a resistere sulla linea del Piave, che a loro sta tanto geograficamente a cuore, era stato il comune di Treviso. Adesso anche il nuovo sindaco di Treviso ha detto basta inceneritore, aderiamo al consorzio Contarina e con esso la strategia rifiuti zero. Loro hanno appena adottato la delibera rifiuti zero, adottata all'unanimità da 50 comuni, 550.000 abitanti, sono attorno all'85% medio di raccolta differenziata, con punte che vanno verso il 90%. Ma non è questo che mi interessa, quanto il fatto di rilevare che nel tempo, con la tariffazione puntuale, con la promozione del compostaggio domestico, con l'adozione delle case dell'acqua, eccetera, 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 sono scesi da circa 400-450 kg a attorno e meno di 350 kg abitante anno di produzione complessiva di rifiuto urbano. Il che significa, mettendo insieme l'effetto della raccolta differenziata e l'effetto della riduzione, che c'è una minimizzazione del rifiuto residuo in chilogrammi abitante anno. E quello è il nuovo numero a cui dobbiamo vedere. Quanti chilogrammi abitante anno di rifiuto residuo state producendo? Perché ci fa capire quanto possiamo ancora fare, quanto è lunga ancora la strada per arrivare a zero. E non ci siamo allo zero, ma ci stiamo andando dannatamente vicino. E anche qua, quello sono fieri nel dire che, ecco, qua ci arriva la censura, ovviamente, nel dire, eccolo qua, che ve l'ho già fatto vedere questo, ma lo conferma, che hanno il più basso costo trasferito all'utenza. Cioè è vero, ad oggi costa un po' di più che nel passato. È chiaro che se io parlo con mia nonna e mia nonna dice ma sta costando sempre di più, è vero, ma queste strategie permettono di contenere l'aumento, lo si vede benissimo qua, guardate, andamento del costo trasferito all'utenza tramite la tariffa domestica, che per definizione da loro deve coprire il 100% del costo di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. Andamento dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo, andamento dell'evoluzione media delle tariffe dei rifiuti in Italia. Guardate, nello stesso lasso di tempo, in 10 anni, è aumentata di quasi il 60% in Italia, dell'8% nel Priula. Il che vuol dire, io non devo fare il paragone oggi con ieri, ma oggi con quanto mi sarebbe costato se non avessi fatto niente. E la stessa cosa vale per quell'ultimo tratto di strada che dobbiamo fare insieme con l'adozione della strategia rifiuti zero. Bene, io ho finito, dedico semplicemente, io sono solito dedicare questa cosa a qualche donna delle presentazioni, a Selma, che è una bambina eccezionale, campo dei terremotati dell'Emilia Romagna di Sant'Antonio in Mercadello, bambina italianissima, nata in Italia, anche se da una famiglia di evidente origine magrebine. Lei girava tutti i giorni tutte le tende per prelevare tutti i materiali, metterli nei vari cesti, no? Facendo perfettamente centro. Io glielo ho detto ai brasiliani, voi avrete le Olimpiadi, metteteci sta specialità, così almeno uno a casa lo portiamo, almeno uno. Vi ringrazio.